Questo ha trovato manifestazione in modo molto bello nel sistema planetario in cui viviamo. Il diametro della Terra, il diametro del Sole, la distanza tra Luna e Terra. E riguardo come è suddivisa l'orbita terrestre. Su questa base, conoscendo la connessione tra il sistema celeste e il sistema umano, molte cose sono state elaborate e sviluppate. Un giornalista mi intervistava e mi ha chiesto: Sadhguru, in India così tante persone nel passato hanno lavorato per la consapevolezza umana. Chi pensi abbia dato un contributo significativo nell'emisfero occidentale? Senza esitazione ho detto: Charles Darwin. Lui ha risposto: come? Charles Darwin è un biologo. No, no, nell'emisfero occidentale lui è colui che ha introdotto questa idea. Se una vita si sforza, può andare oltre le proprie limitazioni. Queste limitazioni non sono imposte da Dio. Queste limitazioni non sono assolute. Se uno ha volontà di sforzarsi, può andare oltre le proprie limitazioni. Anche, sai, un maiale può diventare un elefante, una capra può diventare una giraffa. Non un cambiamento piccolo, non è così? Non parlerò delle scimmie, ok? Quindi, questa possibilità, che se un essere umano si sforza, può andare oltre le proprie limitazioni. Poi, questo quasi 15.000 anni fa, fecero questa domanda. Vuol dire che possiamo cambiare la nostra fisicità? Che possiamo evolvere? Allora Diyogi disse, la tua evoluzione fisica è completa. E dette dei riferimenti matematici riguardo al perché è così. Quando chiesero, i nostri corpi possono evolvere? Si riferì al loro corpo e disse, ci sono 114 punti di giunzione di energia nel sistema, che nei sistemi yogici chiamiamo chakra. Ci sono 114 chakra. Di questi, due sono fuori dal corpo, 112 nel corpo. Di questi 112 ce ne sono 4 per i quali non puoi fare nulla. Sbocceranno se tutto il resto è attivato. Ce ne sono 108 con cui puoi lavorare. Per via di questo, vedrai, tradizionalmente, se indossi delle perle, sono 108. Se canti un mantra, 108. Se giri intorno a uno spazio energetico, 108. Questo è perché ci sono 108 cose che una persona deve fare se vuole avere una completa padronanza sul meccanismo umano in sé. Questo ha trovato manifestazione in modo molto bello nel sistema planetario in cui viviamo. 108 volte il diametro della Terra è il diametro del Sole. Il diametro del Sole per 108 volte è la distanza tra il Sole e la Terra. Il diametro della Luna per 108 volte è la distanza tra Luna e Terra. E in termini di come l'orbita della Terra è suddivisa, anche questo ammonta a 108. Per esempio, le posizioni che la Terra assume intorno al Sole si chiama un nakshatra. Ci sono 27 nakshatra. Nakshatra non è una stella, è un'unità di misura qui. Ci sono 27 nakshatra. E questi 27 indicano anche una metà del ciclo lunare. Quindi 27 nakshatra vuol dire 13,5 mesi lunari. Ed è così che funziona il calendario lunare. Un nakshatra è diviso in 4 pada, che significa un ottavo del ciclo lunare, che è circa 3,5 giorni.
27 nakshatra per 4 pada sono 108 pada in un anno. Quindi, al compimento di un anno, ci sono 108 pada. Quindi è quasi come le perle che indossi. 108. Al momento, il pianeta Terra si dispone nella forma di 108 perle intorno al Sole. E di conseguenza, tu usi 108 perle ogni volta che le indossi. È quasi come delle perle intorno alla circonferenza del Sole. Su questa base, conoscendo la connessione tra il sistema celeste e il sistema umano, molte cose sono state elaborate e sviluppate. È straordinario che ora, negli ultimi 6 anni, i neuroscienziati nel mondo dicano le stesse cose. Questa è stata una ricerca. Possiamo fare evolvere il cervello umano oltre le sue attuali limitazioni. I neuroscienziati oggi dicono che non puoi far evolvere ulteriormente il cervello umano, non a causa di principi neurologici, ma a causa delle leggi fisiche sul pianeta. L'unico modo con cui puoi far evolvere questo è aumentando la dimensione dei neuroni, questo è un modo. Oppure aumentando il numero di neuroni, questo è un altro modo. Se aumenti il numero di neuroni nel tuo cervello, la chiarezza se ne andrà. Molti bambini nascono così, sono brillanti ma non riescono a capire nulla perché non c'è chiarezza. Man mano che crescono, un po' di morte cerebrale avverrà naturalmente e allora diventano stabili. Se non lo fanno, saranno sempre sbandati. Un altro modo è di aumentare la dimensione del neurone. Se aumenti la dimensione del neurone, il volume di energia che un singolo neurone consuma sarà altissimo. Anche ora, se sei in una posizione rilassata adesso, il 20% delle tue energie viene consumato dal tuo cervello adesso. È una parte del tuo corpo che consuma molta energia. Così tanto corpo consuma l'80%, così tanto cervello consuma... Scusa, non sentirti insultato dalla dimensione, ok? Così tanto cervello consuma il 20% dell'energia. Se aumenti la dimensione del neurone, consumerà il 30-40%. Ciò significa che diventerà insostenibile. Quindi oggi i neuroscienziati dicono: le leggi fisiche sul pianeta non permetteranno un'ulteriore crescita del cervello umano. Possiamo solo imparare a usarlo meglio, ma non possiamo sviluppare un cervello più grande. Questo Adiyogi lo disse 15.000 anni fa. Disse: la tua evoluzione fisica è completa, perché il sistema solare non lo permetterà. A meno che non avvengano dei cambiamenti drammatici nel sistema solare, non puoi evolvere fisicamente. Ma ci sono altri modi di evolvere. E lui insegnò i metodi per come un essere umano può evolvere oltre le proprie limitazioni. E non deve essere un'evoluzione fisica. Non significa hai perso la coda e devi farti crescere le corna. Significa che ci sono altri modi di evolvere, che non devono essere fisici.